Le immagini, Pescara in campo con Zuparic in mediana, con Fornasier e Salamon difensori centrali, Zampano a sinistra al posto dello squalificato Rossi, Pucino a destra, ha recuperato Bjarnason che gioca a sinistra, Politano a destra davanti Melchiorri e Sansovini, non c'è Daniel Ciofani a guidare l'attacco del Frosinone, in avanti Dionisi, supportato tra gli altri da Frara e soprattutto da Lupoli. Chiuso il settore dei distinti, chiusa la tribuna per la squalifica molto contestata, una strana squalifica del campo del Matusa, aperte solo le due curve, quella dei tifosi frusinati e il settore ospiti. Il Pescara non gioca bene nella prima ora, al di là di quello che dicono queste immagini, con una punizione di Politano corretta di testa da Salamon, poi con questo spunto di Bjarnason sulla destra, colpo di testa debole di Zampano, ma in realtà il Pescara gioca sotto ritmo ed è il Frosinone a fare la partita, ad avere le chance migliori, soprattutto con l'andare avanti della partita. Qui è Lupoli che conclude dai 25 metri impegnando Fiorillo, poi ancora un'opportunità con la punizione di Santana e la correzione di Blanchard di poco fuori, che andiamo a rivedere, e poi c'è quest'altra chance per il Frosinone con un'uscita di Fiorillo su azione d'angolo e poi la conclusione che viene centrata, cercata da Guscher, e il tiro bloccato da Fiorillo, Guscher che sarà protagonista in occasione del primo gol del Frosinone. Poi ancora il Pescara con questo tiro debole centrale di Federico Melchiorri e poi ecco il gol del Frosinone. Guscher prende palla ai 30 metri, slalom tra le belle statuine dei difensori del Pescara e conclusione di piatto sinistro con la palla che picchia contro la parte interna della traversa e si insacca. Siamo alla fine del primo tempo, il Frosinone sblocca la contesa con questa grande esecuzione di Guscher e l'inizio di ripresa segnerà proprio il distacco più evidente tra Frosinone e Pescara, perché c'è questo cross rovesciato di Frara, Fornasier allarga le braccia e tocca con il braccio sinistro il cross di Frara, dagli 11 metri il rigore trasformato da Lupoli per il 2-0 per il Frosinone, gara a questo punto ipotecata per la squadra di Roberto Stellone. Lupoli spiazza Fiorillo che si tuffa alla sua sinistra, la palla va dalla parte opposta, poi ancora Frosinone con una botta di Santana a fil di palo, eccolo qui l'ex giocatore di Fiorentina e Chievo, poi il Pescara si sveglia con questa azione personale di Pettinari che danza sul pallone, poi il suo destro finisce alto. Il migliore del Pescara però è Politano che qui prende palla dalla destra, si accentra, gran sinistro, palo pieno, poi Zampano a porta vuota, il suo tap-in però non è irreprensibile, Zappino in qualche modo si ritrova la palla tra le mani e blocca in due tempi, grande chance per il Pescara, ma intorno alla mezz'ora Politano con questa gran punizione supera la barriera e beffa Zappino, è il gol che riapre le speranze del Pescara, il Pescara che attaccherà senza costruire grandi occasioni, anzi nel finale, come stiamo per vedere, ci sarà una percussione di Dionisi che entra in area dopo aver superato i giocatori del Pescara, ma calcerà fuori. Finisce qui 2-1, Baroni in bilico dopo questa partita. Come detto, nelle prossime ore ci sarà la decisione.